solo parole di odio. Sì. Guardate oltre la svastica, qui c'è scritto froci. Sì. Ed è uno dei motivi per cui noi avevamo pensato con Antonio ed Andrea di parlare anche contro l'omofobia, di parlare di integrazione, di parlare di rispetto delle persone. Ma è evidente che il vedersi qua oggi ha portato ad un cambio di calendario, perché quello che sta accadendo non è mai accaduto in Italia dal 1948 ad oggi. Guardate, ieri sera noi abbiamo assistito tutti con l'ansia davanti alle televisioni, guardando i social, a un tentativo di eversione della democrazia. Bravo. In questo paese. Bravo. E attenzione, perché qualcuno si illude pensando di poter parlare con Movimento 5 Stelle come se qualcuno di loro avesse il cuore a sinistra. Guardate, non hanno votato nessuna legge sui diritti, sono fascisti. Nel Lazio si vota in oltre 60 comuni, Casa Pound e Forza Nuova appoggiano tutti i candidati della Lega, tutti! Le svastiche che sono state fatte al comune di Fiumicino, le svastiche che sono state fatte qui, vengono da quella parte e qualcuno li ha sottovalutati. Casa Pound e Forza Nuova sono pericolosissimi nazisti eversori che appoggiano la Lega. La Lega è il nostro primo nemico e guardate che poco fa, lo dico guardando anche i colleghi di Camera e Senato che come me ricevono le agenzie, poco fa il Quirinale ha dovuto smentire per l'ennesima volta quel buffone bugiardo di Luigi Di Maio che ha detto... stati fatti al Quirinale al posto di Savona, non avevano fatto nessun nome, il giochetto era pronto, fatto apposta per far saltare un falso accordo. La Lega vuole andare a votare, vi dico attenti, attenti alla democrazia in questo paese e facciamo bene noi a continuare a parlare con l'AMPI e a tutte le nostre formazioni. Perché qualcuno si vuole impossessare della bandiera, dell'inno, della festa della Repubblica. Attenzione, perché solo il PD può difendere le istituzioni e il Presidente. Chiudo e dico che bisogna continuamente guardare ai dati del Paese. L'Istituto Cattaneo ha fatto oggi uno studio sull'ipotetico voto del 9 settembre. Ove Lega e M5S si candidassero uniti, vincerebbero il 95% dei collegi. Vuol dire spazzare via la democrazia da questo paese. Bisogna dire la verità alle persone, dire la verità davanti a un tentativo fascista di eversione. E domani è convocato il Senato, non so se è convocata anche la Camera, ne vedremo delle belle. Cercheranno di non far lavorare le istituzioni, cercheranno di bloccare il paese, invocando un impeachment che non c'è. Mattarella ha rispettato la Costituzione. Ogni federazione può fare un'elaborazione, e questo lo chiedo anche al PD di Roma con Andrea. Se il Partito Democratico vuole affrontare seriamente le prossime elezioni, deve costituire un'alleanza vasta in difesa della Costituzione, parlando ai civici, parlando a sinistra, parlando ai corpi intermedi, un'alleanza vasta non solo di partiti, attenzione, attenzione, perché nessuno deve pensare che il PD può essere svenduto facilmente dietro un nome o un altro nome. Tutto il PD, e se lo dico io che sono di minoranza, evidentemente questo è. Il problema è parlare anche fuori dalle sigle, perché guardate quello che sta accadendo in Emilia Romagna. Se si candida Pizzarotti con l'alleanza civica in Emilia, noi rischiamo di perdere. La gente si è nauseata dei simboli. Guarda il civismo, allora noi dobbiamo essere i primi ad integrare questi nuovi pezzi e fare davvero un allargamento dalla base. Grazie.